Che porcheria. Siamo di un canale. Lo vedi qua. Non impareremo mai. Ci troviamo lungo la statale 272, nella zona di Stignano. Infatti ci troviamo nella valle di Stignano, come potete vedere. Qui abbiamo il torrente Iana che scorre, anche se in realtà è lo scarico del depuratore. Volevo mostrarvi il grado di inciviltà, diciamo, degli abitanti della nostra terra. Questa è la cappella che vedete dalla statale 272. E qui in basso abbiamo la vecchia cappella. E vi mostreremo che adesso è praticamente coperta dai rifiuti. Questo è un primo scenario del nostro grado di inciviltà. Adesso proseguiremo più avanti per mostrarvi quel che resta. I rifiuti sono di varia natura, come potete vedere, e questi sono solamente i rifiuti visibili, perché nel corso degli anni la vegetazione, diciamo l'humus, li ha ricoperti in parte. Possiamo trovare televisioni, diciamo plastiche di ogni genere, vetro. Sopra abbiamo trovato delle conserve ancora, diciamo, confezionate, e queste ceramiche, residui di qualche lavoro di ristrutturazione, Sanitari. come ce ne sono qui. Vedete proprio che nel corso degli anni la gente ha scaricato, cioè questo terrazzamento in parte è costituito da rifiuti di smaltimento di, diciamo, di delle edilizie. Qui altra ceramica. Troveremo anche Eternit. Ci visto Ethernet, mi pare. Questo sì. Ci troviamo in prossimità dell'antico ponte costruito dopo l'unificazione del Regno d'Italia nel 1863. Dal regime Zappadori. La lapide è conservata nella biblioteca comunale di San Marco in Lamis. E qui c'è la vecchia cappella che fra poco vi mostreremo anche all'interno. Qui potrete vedere, è stato smaltito un vecchio vascone di Eternit. E c'è sempre questa miriade di rifiuti a non farlo sentire solo. Questo per non parlare dei rifiuti che si trovano in questo canale, ecco, altro Eternit, anche Eternit, copertoni, passeggini, c'è di tutto. Sotto il ponte poi la situazione è veramente indescrivibile, molti scaricano direttamente lì dal ponte stesso. Abbiamo denunciato questa cosa diversi anni fa, ma nessuno ha preso i provvedimenti. Non li ho mai visti l'altro, No, fa le sedine della macchina proprio. sta messa una frega peggiore quando l'hai visto l'altro. Come accennavo prima, ci troviamo sul ponte. Questi sono i noti tornanti della 272.
località della Cappolluccia. Non è finito. Ecco, ora vediamo la visuale dal ponte. Questi luoghi bellissimi, pieni di grotte, anfratti, antichi casolari. Ecco, possiamo vedere lo stato di degrado di questa zona. Almeno quello che si riesce a vedere. Qui se ci affacciamo un attimo dal ponte, sul ponte, prego un attimo in basso, proprio qui in fondo, sotto l'albero di fico. Ecco, notiamo materassi, prodotti sintetici, detersivi, di tutto. Teloni di plastica, cassetti di pomodori. Affacciandoci dall'altro lato, questo è al di sotto della 272, dove c'è una delle grotte della Valle di Stignano, quella fessura che potete vedere lì. Ecco, polistirolo. Tutti i prodotti che naturalmente impiegherebbero migliaia di anni per essere smaltiti dalla natura. Resti di qualche eccesso in fondo. Insomma, c'è di tutto, non ci facciamo mancare proprio niente. Se gli antichi ci hanno lasciato questo pezzo di storia sul quale stiamo camminando adesso, noi cosa lasceremo ai posteri tra 150 anni? La spazzatura? Ecco qui un'altra visuale. Questo è il ponte che si vede sempre. Insomma, non c'è poi molto da aggiungere. Con la discarica c'è roba. Le riprese parlano da sé.